Food Ideas nasce su emanazione del Master in Food Design Innovation che da 3 anni facciamo in collaborazione con Ulm e ci troviamo in uno spazio dedicato all'innovazione che è Cariplo Factory. Cariplo, Fondazione Cariplo in particolare, ha deciso di investire sull'innovazione e qui al base in via Tortona, cioè nel centro del design, nel distretto del design milanese, ha fatto uno spazio dedicato all'innovazione e alla contaminazione, perché in questo spazio persone che arrivano da mondi diversi, con diverse competenze, interagiscono per creare qualcosa di nuovo. Nel mondo esistono laboratori dedicati alla gastronomia, alla sperimentazione sugli ingredienti o sulle tecnologie alimentari o dei centri di ricerca dedicati al management e alla comunicazione. Qui l'idea è di fare qualcosa di diverso, qualcosa che mette insieme i vari settori della catena agroalimentare e non gastronomica, mischiandoli con il design, perché riteniamo che per far vivere un'esperienza a un cliente, per fare innovazione, sia fondamentale mettere insieme management, comunicazione e marketing con tecnologi alimentari e chef e con coloro che si occupano di progetto, i designer, gli artisti, gli architetti, tutti coloro che hanno un approccio contemporaneo. Vuol dire non considerare il settore non gastronomico solo per alcuni elementi, come può essere l'elemento più legato al piatto e legato agli ingredienti, ma vuol dire considerare il sistema enogastronomico e agroalimentare. Per cui noi ci occupiamo di nuovi concept di bar, di ristoranti, anche di nuovi concept distributivi, come ci occupiamo di design legato al turismo, dove l'elemento enogastronomico è sempre più un fattore per il vantaggio competitivo di un territorio, ma ci occupiamo anche di tools, di strumenti, di nuovi rituali e ci occupiamo anche di sperimentazione appunto nel packaging. All'interno del laboratorio c'è anche una cucina. Sì, perché Food Ideas è un luogo di sperimentazione. Sperimentare nel settore non gastronomico vuol dire sì, sperimentare a livello di marketing, di comunicazione e di design, ma vuol dire anche sperimentare con il cibo. Il vostro obiettivo è quello anche di creare una sorta di museo, di memorabilia. Sì, perché noi facciamo ricerca, ma vogliamo anche essere in un posto innovativo. Allora ci è venuta questa idea di fare una sorta di museo del food design. E qui potete vedere alcuni degli oggetti che raccogliamo in giro per il mondo. Voi pensate che nel mondo ogni cultura gastronomica ha un differente rituale, per cui questo si trasforma anche in diversi tipi di oggetti. E questo devo dire che è molto affascinante e anche molto stimolante per cercare qualcosa di nuovo. Tra le curiosità, anche alcuni libri antichi. Sì, abbiamo una collezione di libri molto interessante perché abbiamo acquisito nel nostro patrimonio, nel nostro fondo, i più importanti libri del Rinascimento. In particolare abbiamo il libro Bartolomeo Scappi, l'opera di Bartolomeo Scappi, il cuoco particolare del Papa, che nel 1570 ha pensato di fare un libro di ricette, ma non solo, un libro dove accanto alle ricette si potevano trovare gli strumenti per appunto fare qualcosa di interessante modificando, manipolando il cibo e anche l'organizzazione, per cui è un libro completo. Io devo dire che già a quei tempi Bartolomeo Scappi faceva del food design e innovation perché aveva approcciato il mondo del cibo in una maniera completa, non parlando soltanto di ricette ma parlando di oggetti, di tools per il cibo e anche di management e di organizzazione.